Con Andrea Tilesio, il mister dell'Unione Sportiva Caporrano, categoria Juniores Nazionale. Allora mister, cosa ti è stato chiesto da parte della dirigenza per questo campionato che va a iniziare? Beh, diciamo che noi lavoriamo per la prima squadra. Lavoriamo per la prima squadra e quindi di conseguenza cerchiamo di far crescere questi ragazzi che saranno il fulcro per un nucleo possibile di giocatori per appunto dare un seguito a questa situazione della prima squadra. Hai già visto un attimino il materiale tecnico umano che hai a disposizione, che idea ti sei fatto? Beh, sono ragazzi molto giovani, addirittura di 2 anni sotto la categoria, sotto diciamo, gli anni della categoria, però sono abbastanza validi tecnicamente e quindi c'è da lavorarci. Questo mi è stato chiesto dalla società e questo cercheremo di fare. La prima impressione che hai dell'ambiente caporanese? Ma io ci sono stato qui nel 2000-2001, facevo la Juniores, erano altri tempi, la prima squadra faceva la seconda categoria, però l'entusiasmo che c'è, nonostante diciamo, la retrocessione dello scorso anno, non è mai venuta meno. C'è da lavorare, loro devono lavorare, c'è da darsi una mano, rimboccarsi le mani e cercare di fare nel miglior modo possibile. Per chiudere, se alla fine dell'anno riuscirai a piazzare qualche ragazzo stabilmente in prima squadra, a servizio della prima squadra, e avrai una crescita diciamo, del collettivo soddisfacente, sarà sicuramente un obiettivo centrato? Sicuramente, come ti ho detto prima, l'obiettivo della Juniores è quella di fornire all'occorrenza e anche, come ha detto giustamente te, in pianta stabile dei giocatori alla prima squadra. Cercheremo di lavorare per la prima squadra nel contesto diciamo, della categoria e di fare nel miglior modo possibile per dare soddisfazione a Caporrano, alla società del Caporrano, che colgo l'occasione per ringraziare per l'occasione che mi ha concesso e per i ragazzi stessi. Grazie mille.